Benvenuti a un nuovo appuntamento con la nostra rubrica della Endreview. Ospite d'eccezione qui nella Poker Room di Lugano, Predrag Budakovic. Grazie per essere qui con noi, Predrag. Grazie a voi. Commentiamo una mano del torneo di oggi pomeriggio, il Lugano Freeze Out, quindi un torneo in modalità Freeze Out. Siamo a livelli 500-1000. Il giocatore Under the Gun gioca con 40.000 di stack. Non ti dico di chi si tratta, poi te lo dirò successivamente. Decide di aprire 2005, quindi 500.000. Passa tutto il tavolo, gioca il bottone, che ha uno stack di circa 75.000, quindi chiama 2005, passa lo small blind, elimina le sue carte, gioca il big blind, quindi si arriva in tre al flop. Fino a questo momento tu, Under the Gun, con quello stack con cosa apriresti? Ma sicuramente con una mano forte, d'asso, K, asso, dama, gli assi, K, le dame, beh, anche i jack. Con una mano molto forte? Sì. E il flat di bottone? Flat del BB? Vabbè, flat di bottone a 75.000. Sì. Può avere qualsiasi cosa. Boh. È difficile. Dipende, non so. Può avere qualsiasi cosa. Può avere due connector suited, può avere 10 jack, jack e dama, queste mani qua. E il BB anche, quindi. E il BB, vabbè, si appoggia a maggior ragione. 7.500, vabbè, si guarda il piatto. Andiamo a vedere il flop con l'aiuto del nostro dealer d'eccezione. Sì, sì, il flop. Andiamo a vedere il flop con, con l'aiuto del nostro dealer d'eccezione Davide. Il flop è piuttosto coordinato sulle quadri, perché abbiamo 10 e 3 di quadri. E c'è il check del big blind. Punta 3.000 il giocatore Under the Gun, quindi original raiser. 3.003 per l'esattezza, scusami. Decide di chiamare il bottone e chiama anche il big blind. Ecco, a questo punto la mano secondo te come si presenta? Qui diventa difficile. Vabbè, il grande buio può avere tipo 4-5 suited, 10 jack, ma non lo so. La c-bet dell'Under the Gun? La c-bet dell'Under the Gun va in continuation 3.000, la fa anche piccola secondo me, però può avere, vabbè, può essere in draw, che è il punto uguale. Allora, ti voglio premiare perché hai azzeccato immediatamente la lettura dell'apertura OTG, che effettivamente sta giocando con draw nuts, perché, esatto, poi anche il buco di scala. Decidi di fare 3.003 con questa mano, chiamano entrambi. Dimmi intanto come giudichi la giocata dell'Under the Gun, quindi l'apertura pre-flop e poi la c-bet 3.003 su un piatto che è 7.500 più le ante, quindi diciamo 8.000 di piatto. Vabbè, apertura pre-flop è un po' così. La c-bet flop ci sta, la fa piccola, decide lui quanto mettere per vedere il turn, insomma. Non fa check call sul bottone o sul grande buio. Sì, sul bottone. Già mi hai fatto un'idea, mi hai dato un'idea del BB, tipo 4-5, un'idea anche del bottone? Ma il bottone una volta che mette può avere 10 jack, 10 dama, quelle mani lì. Anche off, cioè 70.000. Boh. Andiamo a vedere il turn. Già ti ho aiutato, che ti ho fatto vedere l'apertura Under the Gun, poi ti dico anche chi l'ha fatta, l'apertura Under the Gun. Cade l'asso e ti chiedo subito se per la nostra mano, quindi se per asso 5 è una buona carta oppure no, secondo te? Non troppo, perché c'è il grande buio, come dicevo prima puoi avere 4 e 5. Non è bellissimo quell'asso lì. C'è il check ancora una volta del grande buio. Tu al posto dell'Under the Gun, quindi con asso 5 di quadri, cosa faresti? Io checco, perché c'è collo al massimo, non esco in puntata che mi resano e devo investire non so quanto, perché il piatto
7.500, 3.000, 3, già quasi 15.000 di piatto, no, di più, 18.000 di piatto. Sì. Più di 18.000. Cioè, il piatto è già grande, io cercherei, c'è collo al massimo, dipende. Invece il nostro Andrea De Grande ci è di puntare e come size sceglie 7.000. Non ti piace questa giocata? No, pesante. Cioè 40.000 totali iniziali, no, non mi piace. Ha investito quasi metà stack. Decidi di bettare 7.000, si vede chiamare dal big blind, okay. E passa il... No, scusami, chiamare dal bottone, passa il big blind. A questo punto che mano possiamo attribuire al bottone, Predrag? Difficile. Cioè lui colla 7.700, hai detto? 7.000. 7.000. Sai che non so con che mano metterlo, su che mano metterlo. Prima avevi detto 10 donna. 10 dama, però con quell'asso lì 7.000 è strano, un call strano. Andiamo avanti, magari ci capiamo qualcosa di più, quindi 7.000 call, è uscito dalla mano invece il big blind, andiamo a vedere il river che è un 8, quindi non si chiude il draw di quadri che avrebbe dato praticamente il punto nuts all'under the gun. Cade un 8 di fiori e a questo punto tu al posto dell'under the gun, visto lo sviluppo della mano e anche il piatto, cosa faresti? Non avrei bettato turn, prima cosa. E... Allora, secondo te cosa fa l'under the gun? Di volte avrei avuto un check dietro, su quell'asso lì, però. Cosa farei adesso su quell'otto lì? Check, non punto più, boh. Infatti checca anche il nostro R. Il bottone punta 15.000. Ricordiamo lo sviluppo della mano, 7.500 pre-flop, 3.300 al flop chiamato da 2, 7.000 al turn chiamato dal bottone. Quindi un piatto importante, fa 15.000 al bottone. Che mano attribuiamo al bottone e soprattutto che cosa fai tu al posto di UTGOR? Si è messo in una brutta situazione, secondo me, però... Boh, lui 7 non ce l'ha, 10-10 non ce l'ha, un 10-8 a caso, se no è in blef. A quel punto, chiami o non chiami? A quel punto lì l'ha fatta, l'ha giocato male turn, secondo me deve chiamare. E infatti dopo averci pensato moltissimo chiama. Dopo ti dico di chi si tratta, anzi prima mi dici come ha giocato la mano, poi ti dico di chi si tratta e che cosa mostra secondo te il bottone. Quindi a questo punto 15.000 call, DOR. K10, dammi 10. Non credo abbia 10-8, credo abbia 2, un overcard col 10, non so. Ti faccio vedere la mano di bottone, aveva asso donna. Non ha tribettato pre-flop, ha deciso di chiamare 3.300 al flop in questa situazione, poi è cascato l'asso e ovviamente non ha mollato più il colpo. Intanto dimmi cosa ti piace e cosa non ti piace del bottone con asso donna. Mi piace poco nulla, perché ci sono le quadri, siamo in tre, pre-flop limpa, su quel flop lì colla e basta. Non mi piace. Neanche bet river, il bet river? Quanto cade l'8? No, io cercherei dietro. Cioè. Puoi trovare anche asso 3, asso 10, asso 8, può avere tante mani. Cioè, non so il giocatore, però può avere diverse mani contro le quali perde. E qual è invece l'errore più grosso che fa lui? Under the gun? Secondo me flop ci sta, turn io cecco il suo posto e poi o cecco o vedo cosa fa bottone. Ti è piaciuto complessivamente lui? Sì, più o meno sì, però. Era Raffaele Castro. Ok, va bene. Va bene, quindi i due diciamo vince la mano il bottone, però promuovi Raffaele e bocci il bottone. Sì. Più è meglio lui che il bottone, sì, sicuramente. Però non ti fa impazzire neanche Cast. No, non mi fa impazzire. Grazie Predrag, ti lasciamo fare il tuo primo tavolo finale qua a Lugano, se non sbaglio. La prima volta che vengo a giocare, sì, va bene. Bocca al lupo. Grazie, crepi, ciao. Grazie, ciao.